Mi fa piacere avere con noi il collega dello Spezia. Lei chi è? Eh? Lei è speziale, no? Sono speziale, assolutamente. No, dico speziato. Mimmo Speziale. Mimmo Speziale. Senta, da Spezia. Assolutamente. Bene, bene. Allora, vediamo la formazione della Spezia, dello Spezia. Ce lo vuole riassumere lei, gentilmente? Sì, giochiamo, direttore, con la squadra, praticamente la squadra base, con Zoe in porta, Nicolau, Cristo, Amien, Bastoni, poi abbiamo Bububaba e Ferrer, Verde, Maggiore, Giasi e Antiste. Questo, ha parlato di Moise Kean, Pavel Nedved è pronto, è entrato nelle scorse partite, oggi titolare, lo riteniamo un giocatore pronto per la Juve, quindi insomma una chiamata importante per Moise, e poi Dybala. E su Dybala mi prolungo un attimo, direttore, perché il sì sul rinnoverete non è un sì convintissimo, almeno a guardare Pavel Nedved, che dice comunque Paolo si sta comportando da leader e la trattativa prosegue, sai, però in questi giorni si gioca tanto, facendo intendere che non c'è un appuntamento a breve. Nominiamo McKennie, direttore, io mi sento come una vittima sacrificale. Abbiamo una bella panchina. Una bella panchina dove ci sono belli, Morata, Quadrado, Alexandro, Locatelli. Ma Bernardeschi doveva giocare titolare, invece poi l'ha fatto fuori. Era troppo, cambiarne. Era troppo. No, ma non per Bernardeschi, secondo me era troppo, ci stava. La scelta era o gioca McKennie o gioca Bernardeschi, non posso cambiare totalmente la linea dei centrocampisti. Già un reparto che ha i suoi problemi, e allora lasciamo almeno Bentancur lì in mezzo. Va bene, allora tutto pronto per l'inizio della partita. Juve versione Lidl o Ikea, se preferite, a seconda dei punti di vista. In maglia bianca invece lo Spezia. Partiti in questo momento, via! Sì, è proprio lo Spezia che muove subito la palla sul laterale. Cioè, lei intende fare tutta la cronaca con le Spezia in testa. Noi non potete farne meno. Anche tutto il pubblico è così? Tutti, adesso se lei guarda, sì. Sono tutti lì che buttano Spezia dappertutto. Fa parte della nostra cultura. Juve in vantaggio, e ancora adesso Juve che dopo aver sbloccato il risultato sembra essere finalmente sbloccata anche lei. Il gol è di Kean, lancio in area di rigore, arriva in velocità Rabiot che di testa devia verso Kean, Kean controlla, molto bravo, si accentra e con un diagonale precisissimo a fil di palo raso terra supera il portiere dello Spezia, 1-0, grande gol di Moise Kean, quello che gli si chiedeva contro lo Spezia di fare la differenza, lui è Kean e gli altri sono, con tutto il rispetto, dei giocatori un po' più comprimari. Che bel tiro, ancora meglio il controllo con cui è arrivato al tiro. Palla in mezzo, tutto lo stadio, Gianni Morandi, sbattuto corto e male. Vediamo se Amiano riesce a recuperare la recupera. Prova il tiro a giro! Mamma mia! Premia Soggenizzi in una paratissima. E adesso ancora Giasi, Juve in difficoltà, attenzione! Andratino! Ma che gol! Questo è quello che ha battezzato Martinelli! Questo è quello che ha battezzato Martinelli! Giasi! Era un asino! Che gol ha fatto, ragazzi! Deviato. Mamma mia che gol! Incredibile, incredibile. Perché prendere un gol così vuol dire avere delle colpe, con tutto rispetto di Giasi. Adesso ve lo faccio vedere, perché Giasi al vertice dell'area si accentra e tira uno scaldabagno. Fabio, 10 secondi prima abbiamo concesso lo stesso tiro dall'altra parte. Ma qui c'è un bel tiro. E chi era che l'altro su Giasi? Danilo. Troppo lento Rabiot. Attenzione! Attisa entra in aria! Si porta la palla sul destro, prova il destro! Gol! Il 22! Incredibile! L'avevo detto! Incredibile! Si può prendere un contropiede da dopo? Oh, Cerri sotto la pancia, È l'antiviato però, incredibile, sì, Antiste, gol, tiro, anche c'è sfortuna perché il tiro di Antiste che non sembrava irresistibile diventa un gol su una leggera deviazione che sorprende Scesni, ma mi pare che sia... Però se hai deviato bene, se no sul tuo palo non lo prendi così. Sì, allora vediamo... Danilo, con che ritardo parte? Perché Bonucci è un po' in ritardo, Antiste si accentra, tiro leggermente deviato da Bonucci. Bonucci. Direi nulla da fare
per scese. No, no, deviazione nettamente deviazione. Purtroppo deviato nettamente. Sì, sì, non è colpa di Szczęsny assolutamente. Ecco, devo dire che il calcio poi è incredibile, perché Antiste sbaglia clamorosamente, aveva un uomo libero vicino in area. Sì, bravo, visto? Sì. Tira sbagliando, ma la deviazione fa fare gol. Ma gli ho detto che l'11 il momento in cui cambiare completamente la storia di questa gara incredibile. Lo Spezia tiene in campo un pallone che sembrava corner, ma Chiesa è tenace, bravo, è resiliente. Chiesa entra in area, palla morata, vogliono il tiro, i due si scambiano. Sì, Chiesa 2-2, resiliente, tenace, 2-2, prendi la palla e portala in mezzo, prendi la palla, grande, è arrivato davanti al portiere, non ha cercato l'angolo, l'ha messa lì, sì, lo scaldabagno gliel'abbiamo messo noi stavolta, 2-2. Di grande potenza, di determinazione, di rabbia, di cattiveria, Chiesa riuscita, palla in area di rigore, tiro, un primo tiro ribattuto, il pallone ritorna ancora qui all'attaccante dello Spezia, Antise, che tira Antise di nuovo e trova sulla linea di porta quasi Locatelli, che evita il 3-1, capovolgimento di fronte, azione di grande possesso di Chiesa, che entra in area, mette un pallone nel mucchio, la palla schizza un po' dappertutto, Chiesa pervicacemente la insegue, la raggiunge, arriva qui, sbuca fra due avversari e poi sull'uscita del portiere lo fa secco ed è il gol del 2-2. Chiesa tiene in ancora in vita la Juve con il carattere, perché è stato un gol di grinta, pura grinta. No, è la prima partita che vedo hanno che hanno sbagliato clamorosamente loro. Aveva la palla lui, ma si è creduto sul corner e gliel'ha regalata. Ma sì, sul corner, ma lasciala andare. Finalmente la Juventus ha tirato fuori un po' le palle. Nuova sostituzione della Juventus. Nuova sostituzione. Ritorniamo ancora alla partita. Davvero lo Spezia non sembra avere più forza per portarsi a metà campo della Juve. Juve sempre più stringente al limite dell'area della formazione ancora, spezzina. Ancora palla persa dallo Spezia, calcio Chiesa d'angolo. È una furia, riesce a tirare fuori Chiesa sulla riesce sinistra a tirare fuori delle energie nel momento in cui calano gli altri, che solo lui, anche neanche lui sa dove le trova. Questo è successo spesso anche con la nazionale, che nei momenti di down della partita Chiesa, che sembra cotto, tira fuori le accelerazioni che non ha fatto prima. E bravo Chiesa Fede fa quello che non è riuscito a fare Dybala finora, no? Cioè trascinare la squadra. Dai, che ci sono Bonucci e De Ligt in area, eppure la colpisce così così Dybala, palla al limite, De Ligt! De Ligt! De Ligt! Togliamo! Guadagnati lo stipendio! La picchia sul palo vicino e se ne fa di tutte le brutte cose che si dicono di lui. 3-2 Juventus. Cattiverie, bravo, bravo, ma era inevitabile. Lo Spezia ormai sembrava grande psicologicamente arrivato. Vi faccio vedere. Allora, praticamente il calcio d'angolo è per la Juventus qui. In area di rigore c'è una mischia. Fate attenzione a De Ligt che si trova in questa posizione. Allora, una prima deviazione. La palla termina nella zona di un giocatore dello Spezia che prova il rinvio, ma pasticcia un po' e qui il pallone schizza qui dove c'è De Ligt, prima che tocchi terra di sinistro De Ligt colpisce al volo di sinistro e mette a fil di palo, nulla da fare per Zotti. Adesso vediamo se proverà finalmente a giocare anche poi in attacco lo Spezia, che momento storico, prima vittoria stagionale in campionato, me lo voglio gustare. Sorride anche Allegri, sì, sorride, ma io penso che sia un sorriso molto amaro questo. Allora andiamo a vedere, molto intanto amaro. Si ripete non con sembrava, una rimessa pallone laterale, però, mentre Thiago Motta scuote la testa deluso e amareggiato, non so se dai suoi o da qualcosa. Ecco ancora il gioco che riprende, via. Sì, palla viva nella tre quarti loro questa volta. Ed è finita, 3-2 nonostante tutto, e grazie a Chiesa e De Ligt, che al loro incubo, secondo tempo. Che incubo per la Juventus, meno male mamma che poi alla mia fine vi siete svegliati, ma a un certo punto avevate visto veramente le stelle. Vedi, con tre punte sei già all'attacco dell'Europa League. Allora